Ragazze e ciao ragazzi, eccomi qua. Come vedete sono ritornata con un altro video. Voi come sempre l'avete visto dal titolo, sono tornata con un nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook Le Fashion YouTuber, capitanato da Fortuna, che mando un bacio. Come sempre sotto al box informazioni vi lascio sia il link diretto al gruppo appunto di Facebook Le Fashion YouTuber, il link dell'amministratrice Fortuna e di tutte le ragazze che appunto hanno deciso di fare questa collaborazione. Io saluto tutte, saluto Fortuna e grazie come sempre. Allora, questo è il What's in my bag, nel senso vi facciamo vedere cosa portiamo in borsa. Questo è un video che io ho già fatto all'inizio che facevo YouTube, quindi 3-4 anni fa, e quindi le cose sono cambiate e quindi lo rifacciamo. Non lo faccio, cioè nel senso, non mi sono fermata sulla borsa perché io comunque cambio borsa tutti i giorni. Ho tante, mi trucco, mi vesto di celeste, metto la borsa celeste, mi vesto di bianco, mi metto la borsa bianca. Quindi in questo momento vi mostro la borsa che ho messo oggi, che è questa qua di Zara. Però diciamo il contenuto è sempre lo stesso. Quindi naturalmente soffermatevi giustamente come il titolo del video, cosa c'è nella mia borsa. E direi di cominciare subito. Allora, vabbè, cose basilari, che è il portafoglio. Questo mio della Trussardi che adoro, dove c'ho dentro, vabbè, soldi, carta d'identità, carta di credito e varie cose. Poi, occhiali da sole. Questi qua che mi ha regalato il mio fidanzato della Missoni. Sempre, 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 anche quando il tempo è brutto li porto sempre. Vabbè, cose basilari, appunto come le mie chiavi della macchina, con questo mega portachiavi che è anche vecchio, ma se no io le perderei le chiavi della macchina, quindi devono essere belle grandi. E stessa cosa per le chiavi di casa, che vabbè, ho l'impossibile qua vicino. Vabbè, questa è la chiave della porta del palazzo, questa è la chiave della porta perché io posso entrare anche avanti con la persiana perché comunque c'ho il balcone, io sto a piano terra. Chiave del cancelletto, cioè veramente ho una marea di roba vicino a queste chiavi. Cuffie sempre, perché o per ascoltare un vocale o per parlare al telefono ci sono sempre, ne ho tante. Vabbè, in questo momento adesso avevo queste della Samsung originali perché io ho il telefono naturalmente porto sempre in borsa. Vabbè, non me lo faccio vedere, c'ho un S7 Edge, adesso è in carica, però naturalmente il telefono lo porto sempre. Poi una piccola pochettina dove ho giusto un po' di trucco, che non è che mi porto tutto il trucco che metto in quella giornata, porto solo veramente quello che magari posso tranquillamente in 2 minuti così ritoccare, che è vabbè, il correttore, in questo momento questo di Marc Jacobs che devo consumare, con una spugnettina appunto per farlo asservire. E poi ho il blush, in questo momento questo di Nabla con il pennello suo, e poi un rossetto che può essere qualsiasi, adesso vi mostro questo che è un multiuso dell'Avon. Questa me la porto sempre espressa, specialmente quando devo lavorare, per comunque ritoccare il trucco, essendo che comunque sto 8 ore all'impiedi, per ritoccare un po'. In questa pochettina appunto bellissima della Collistar. Poi tengo sempre anche quest'altra pochettina di Victoria's Secret, dove all'interno ho fazzoletti, sempre, perché io che sia inverno che sia estate, sempre fazzoletti, ne ho bisogno. Quindi vabbè, adesso ho questi qua, 2 pacchetti di questa marca che ho comprato alla Lidl, caramelle. Caramelle all'interno, in questo momento ho le Golia, Herbs, limone, ma possono essere qualsiasi. Il gel detergente per le mani, ne ho vari, questo è uno di tanti che ho, cioè ho questo della Yves Rocher, ho quello normale della Mukina, quello di Mercy Andy. E poi ho un blocchettino Notes dove a volte tipo che ne so devo appuntare qualcosa, e poi ho anche la penna che mi era caduta, che ne so, mi ricordo che devo fare una cosa, devo comprare una cosa, prendo questa che si è rotta, era una cosina di Tiger, e scrivo. Serve sempre, 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 sempre. E poi alla fine c'ho quest'altra pochettina della Camomilla, che all'interno ho 2 portacard. Uno è questo che comprai da Casanova, carinissimo.
dove all'interno ho tutte le card, che sia il Sigual, la Gardenia. Io ho tante card che alla fine non ne uso manco tanto, però comunque ce l'ho sempre appresso. E anche quest'altro che comprai da Stradivarius, che all'interno anche ho altre card. Magari qui in genere metto sempre quelle che uso di più. E niente, basta ragazze, questo è quello che metto in borsa. Cioè, penso che comunque sia una borsa normale. Sto pensando, ma veramente sì. Queste sono le cose che metto. Naturalmente questa è la borsa di quando esco. Quando vado al lavoro, in aggiunta a quello che... No, anzi, no, in aggiunta. Non ci tengo il portacard, perché vado a lavorare, non mi servono le card. Ma ci tengo, vabbè, la divisa per il lavoro, che è la maglia di Euronix. Ronix blu, che sia a maniche corte o a maniche lunghe, naturalmente dipende dalla stagione. E poi in più ci tengo un beauty di Hello Kitty, dove all'interno c'ho, vabbè, spazzolino, dentifricio, qualche assorbente, perché mi capita giustamente di andare al lavoro con il con il ciclo. E ci tengo qualche medicina, perché a volte capita che non mi sento bene, c'ho tipo Loki, il Moment. E basta, diciamo, quello non ve l'ho fatto vedere, perché quella, diciamo, è prettamente la borsa, cioè l'aggiunta che metto appunto quando vado a lavorare. Ma in genere, appunto, veramente vi ho fatto vedere tutto quello che metto in una borsa. E niente, quindi ragazzi, questo è tutto il mio video, spero come sempre vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, invito a mettere un like, commentare, condividere. Sotto la box informazioni vi lascio il mio gruppo Facebook, dove faccio anche lì collaborazioni, la mia pagina personale di Facebook, dove carico sempre i video e faccio qualche volta, metto delle foto di qualche make-up che ho fatto. Pagina Instagram. E niente, io vi mando un grosso bacio a tutte le ragazze che mi vedono i video e che hanno fatto con me questo video, quindi anche passare da loro. E niente, non so più che altro dire, penso che ho finito di dire quello che dovevo dire. Alla prossima, ciao!